E mentre a livello societario sembra definitivamente tramontata la trattativa per il passaggio del 100% delle quote dall'attuale compagine societaria all'imprenditore barese Nicola Canonico, perché ritenuta non congrua dai tre soci, la formazione rossonera prepara la trasferta di domani pomeriggio in terra laziale sul campo della Viterbese del tecnico taurino. Una gara alla portata dei rossoneri contro un avversario con diversi problemi e che è stato strigliato a dovere dal presidente Marco Arturo Romano, che ha mandato in ritiro a tempo indeterminato De Falco e compagni. I gialloblu hanno finora deluso le aspettative dell'ambiente locale e hanno necessità di riscattare al più presto il periodo negativo di questo inizio di campionato. Viterbese vittoriosa una sola volta a Cava dei Tirreni e che non ha ancora brindato al successo interno. Il Foggia arriva in terra laziale con diversi problemi di formazione tra squalifiche ed infortuni. Su tutti mancherà Alessio Curcio, che sconterà un turno di squalifica, non partiranno per il Lazio neanche Gentile e Di Masi, ancora alle prese con gli acciacchi fisici, oltre ad Agostinone, che seppur in gruppo, non ha ancora smaltito del tutto i postumi dell'infortunio che lo tiene fermo da qualche settimana. Germinio è stato operato alle ossa nasali dopo lo scontro di gioco con il compagno Salvi, che è uscito malconcio anche lui dalla gara di Vibo Valencia, è in forte dubbio per il match di domani pomeriggio. Probabilmente per lui si deciderà nelle ultime ore se impiegarlo o lasciarlo a riposo. Intanto il belga Jess Nessens è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d'Achille. Lo sfortunato attaccante è rientrato a casa e comincerà la fase di riabilitazione. Per lui stagione chiusa anticipatamente e si parla anche di rescissione consensuale del contratto con il Calcio Foggia. A Viterbo crediamo che potrebbero esserci comunque novità in formazione anche alla luce di queste defezioni. Il probabile 11 potrebbe prevedere Fumagalli tra i pali, Del Prete, Gavazzi e Galeota Fiore, che potrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo confermati i laterali Calombò e Dienno. Vitale, Rocca e Raggio Garibaldi o Garofalo potrebbero essere gli altri che comporranno la zona centrale del campo. In avanti sicuro D'Andrea, al suo fianco ballottaggio tra Dell'Agnello e Baldè per una maglia da titolare. Arbitrerà l'incontro il signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze. Il Calcio Foggia torna in campo dopo il pareggio conquistato nella trasferta di Vibo. L'avversario che i rossoneri incontreranno domani alle ore 15 presso lo stadio Enrico Rocchi è la Viterbese. Sulla panchina dei gialloblu c'è Roberto Taurino, che in passato ha diretto squadre come Virtus Francavilla, in cui era vice allenatore di Antonio Calabro, attuale allenatore del Catanzaro, Nardò e Bitonto, che ha allenato la passata stagione in Serie D nel girone H incontrando proprio il Calcio Foggia. I Leoni gialloblu si trovano a 7 punti in classifica e hanno collezionato una vittoria contro la Cavese, 4 pareggi contro Ternana, Biceglie, Vibonese e Monopoli e 5 sconfitte contro Avellino, Turris, Bari, Paganese e Juve Stabia. La Viterbese ha inoltre realizzato 7 reti e ne ha subite 13. Il modulo con cui scende in campo la squadra di Taurino è il 3-5-2, con Daga in porta, in difesa Markic, Ferrani e Mbende, a centrocampo De Santis, Salandria, De Falco, Besia e Falbo, davanti ai due attaccanti Rossi e Tancara. Le ultime partite in cui si sono sfidate Viterbese e Foggia risalgono alla stagione 2003-2004. All'andata Foggia-Viterbese terminò 0-0, mentre ritorno Viterbese-Foggia terminò con un altro pareggio, 1-1. Le due squadre si incontrarono anche in Coppa Italia nella stagione 2009-2010. In questa occasione a vincere furono i rossoneri per 3-1. Squadra costruita in 4-4-8, azzarderebbe qualcuno riferendosi al Calcio Foggia edizione 2020-2021, che ha dovuto lavorare a mercato chiuso per effettuare gli ultimi tesseramenti. Che Corda sia stato bravo a mettere su un bel gruppo capace di lottare per l'obiettivo salvezza, nessuno lo nega, ma al contempo è doveroso chiedersi cosa manca a questa formazione in termini di completezza dell'organico. Se il quesito appare scontato e quasi immediato, la risposta a tale domanda genera indubbiamente una dicotomia tra i molti sostenitori rossoneri,
In primis c'è chi chiede a gran voce un buon centrale di difesa per sostituire i vari Anelli e Gavazzi che al momento non hanno rispettato le aspettative del precampionato. In secondi pare comprensibile chi invoca invece al rapace di area di rigore, grande assente in questa prima parte di stagione e che avrebbe significato forse anche qualche punto in più in classifica. Senza però scendere in ragionamenti troppo idealisti, è arrivato anche il momento di fare un piccolo bilancio ed è doveroso sottolineare che proprio la mancanza di un vero centravanti ha comportato qui a Foggia un'anoressia di gol, specie quelli che dovrebbero arrivare proprio dal reparto offensivo. Infatti, numeri alla mano, i Satanelli hanno realizzato 13 volte, di cui 6 con Curcio, dietro solo a Cianci, Falletti e Partipilio nella classifica marcatori del girone C, e le restanti con i vari Germinio, Dell'Agnello, Vitale, Rocca e D'Andrea. Il Foggia segni poco, però non è del tutto veritiero, 0 gol solo nelle sconfitte con la Ternana e con il Teramo. Quello che manca maggiormente è l'uomo che permetta alla squadra di giocare meglio palla a terra e che sappia aggredire con i giusti movimenti lo spazio in profondità. Se si sofferma l'attenzione sul reparto d'attacco e sulle scelte di mister Marchionni, ciò che comprendiamo è la bocciatura di Dell'Agnello dal primo minuto, al quale viene preferito quasi sempre D'Andrea, che ha però segnato una sola rete finora, risultando poco incisivo sotto porta. Il partner da affiancare a Curcio non è nemmeno il giovane Baldel, tecnico laziale lo vede come una buona carta da giocarsi a partita in corso. L'idea è quella di sfruttare la velocità dello spagnolo quando subentrerà la stanchezza degli avversari. Abbiamo visto poco e niente anche degli under Iannoni, Moreschini, Dema, Spadoni e Regoli, forse ancora troppo acerbi e incapaci di poter dare il giusto apporto a questa squadra. Sicuramente torneranno però utili quando infortuni e squalifiche, speriamo in poche occasioni, porteranno ad utilizzarli per scelta obbligata. Il problema dell'attacco è legato anche alla perdita a causa infortunio di Nessens. Nel gioco del 29enne belga avevamo intravisto qualità importanti per garantire la presenza costante di un uomo in area di rigore, magari con il suo 1,87 m avrebbe garantito solidità e sponde importanti per Curcio e compagni. Solo 3 le presenze all'attivo e rescissione quasi scontata a gennaio, quando il direttore Cordo, chi per lui, dovrà prendere le giuste decisioni sul fronte calciomercato. Al momento non sono pochi gli attaccanti scontenti nei vari gironi della C, ma non solo, la sensazione è che possa esserci un colpo a sorpresa dall'estero o dalla cadetteria. Al netto delle valutazioni che dovrà fare Corda, l'importante sarà regalare a Marchionni, che nelle interviste non si è mai espresso sul tema calciomercato, un terminale offensivo in grado di poter assecondare i principi di gioco di questo Foggia altalenante e poco cinico negli ultimi metri di campo. Arrivano puntuali le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Lega Pro. Terna tutta toscana. Sarà Emanuele Frascaro, della sezione di Firenze, a dirigere la gara Viterbese-Foggia in programma domenica 29 novembre alle ore 15 allo stadio Enrico Rocchi. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Domenico Castro di Livorno. Quarto uomo, il signor Domenico Mirabella di Napoli. Giovane direttore di gara con poca esperienza tra i professionisti, quest'anno Frascaro ha diretto una sola gara in C nel girone B. Nel campionato scorso ha arbitrato la Viterbese in casa, era l'8 settembre 2019, partita finita con la sconfitta per 1-2 rimediata contro il Picerno. E che sia di buon auspicio anche per la prossima.